Laudetur Jesus Christus, qui la Radio Vaticana. Dalla Basilica di San Pietro in Vaticano vi trasmettiamo la cronaca della Santa Messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi morti durante l'anno, celebrata da Papa Francesco all'altare della cattedra. Da Fabio Colagrande al microfono, dal tecnico Gustavo Messina e da Stefano Sparo in regia, un saluto agli ascoltatori di Radio Vaticana Italia, Radio Luce di San Benedetto del Tronto e in Blu Radio, e a chi ci segue in streaming video dal sito Vatican News e a chi ci segue dal nostro canale YouTube. Come annunciato dalla sala stampa della Santa Sede lo scorso 28 ottobre, la tradizionale messa in suffragio dei cardinali e dei vescovi viene celebrata nella Basilica Vaticana all'altare della cattedra con una partecipazione molto limitata di fedeli individuati secondo le modalità usate nei mesi scorsi nel rispetto delle misure di protezione previste. Si tratta di una celebrazione eucaristica di suffragio che si svolge in Vaticano pochi giorni dopo il 2 novembre, che durante il pontificato di Paolo VI veniva officiata in Cappella Sistina dall'86 con San Giovanni Paolo II, è stata spostata all'altare della cattedra. Quest'anno, anzi dal novembre 2019 fino ad ora, sono deceduti 6 cardinali e 163 tra arcivescovi e vescovi. Verranno ricordati oggi in questa Santa Messa celebrata dal Papa, con i cardinali che concelebrano con lui all'altare della cattedra. Col falso bordone. Thank you.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus al sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo Onnipotente, e voi fratres, chi è peccatoris, cogitazione, verbo, opere, missione, mea maxima culpa, ideo precor beata meliam semper virginum, omnes angelus et santos, e voi fratres, orare pro me. Miserato nostri omnipotente Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos a vitam eterna. Amen. Oremus. Deus, qui inter apostolicos sacerdotes, famulos tuos cardinales et episcop, pontificali fecisti dignitate vigere, presta quaesmos utiorum quoque perpetua crescentum consortio. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dal Libro della Sapienza. Il giusto, anche se muore prematuratamente, si troverà in un luogo di riposo. Vecchiaia veneranda non è quella longeva, né si misura con il numero degli anni, ma canizie per gli uomini e la saggezza. Età senile è una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui, e poiché viveva fra peccatori, fu portato altrove. Fu rapito perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza o l'inganno non seducesse la sua anima, poiché il fascino delle cose frivole oscura tutto ciò che è bello e il turbine della passione perverte un animo senza malizia. Giunto in breve alla perfezione, ha conseguito la pienezza di tutta una vita. La sua anima era gradita al Signore, perciò si affrettò a uscire dalla malvagità. La gente vide ma non capì, non ha riflettuto su un fatto così importante. Grazia e misericordia sono per i suoi eletti e protezione per i suoi santi. Verbum Domini.
Chi spera in te, Signore, non resta deluso. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Allarga il mio cuore angosciato, liberami dagli affanni. Vedi la mia povertà e la mia fatica, e perdona tutti i miei peccati. Proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, sappiamo che quando sarà distrutta la nostra dimora terrena, che è come una tenda, riceveremo da Dio un'abitazione, una dimora non costruita da mani d'uomo, eterna nei cieli. Dunque, sempre pieni di fiducia, e sapendo che siamo in esilio, lontano dal Signore, finché abitiamo nel corpo, camminiamo infatti nella fede e non nella visione, siamo pieni di fiducia e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore. Perciò, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. Tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute quando era nel corpo, sia in bene che in male. Verbum Domini.
diacono porta solennemente il libro dei Vangeli a lambone. Come notate, il colore del lutto pontificio è rosso. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In quel tempo, quando Gesù arrivò a Betania, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Verbum Domini. Nel brano evangelico che è stato proclamato, Gesù pronuncia una solenne autorivelazione. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. La grande luce di queste parole prevale sul buio del grave lutto causato dalla morte di Lazzaro. Marta le accoglie e con una salda professione di fede dichiara: «Sì, o Signore, io credo che Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Le parole di Gesù fanno passare la speranza di Marta dal lontano futuro al presente. La risurrezione è già vicina a lei, presente nella persona di Cristo. La rivelazione di Gesù oggi interpella tutti noi. Siamo chiamati a credere
nella resurrezione non come una specie di miraggio all'orizzonte, ma come un evento già presente che ci coinvolge misteriosamente già ora. E tuttavia questa stessa fede nella resurrezione non ignora né maschera lo smarrimento che umanamente sperimentiamo davanti alla morte. Lo stesso Signore Gesù, vedendo piangere le sorelle di Lazzaro e quelli che erano con loro, non soltanto non nascose la sua commozione, ma, aggiunge l'Evangelista Giovanni, addirittura scoppiò in pianto, perché nel peccato egli è pienamente solidale con noi. Ha sperimentato anche il dramma del lutto, l'amarezza delle lacrime versate per la scomparsa di una persona cara. Ma ciò non diminuisce la luce di verità che promana dalla sua rivelazione, di cui la risurrezione di Lazzaro fu un grande segno. Oggi dunque è a noi che il Signore ripete: io sono la risurrezione e la vita. E ci chiama a rinnovare il grande salto della fede, entrando fin da ora nella luce della risurrezione. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Quando questo salto avviene, il nostro modo di pensare e di vedere le cose cambia. L'occhio della fede, trascendendo il visibile, vede in certo modo l'invisibile. Ogni avvenimento viene allora valutato alla luce di un'altra dimensione, quella dell'eternità. È ciò che emerge nel passo del Libro della Sapienza. La morte prematura di un giusto viene considerata da una prospettiva diversa rispetto a quella comune. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui e poi, che viveva fra i peccatori, fu portato altrove, perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza o l'inganno non seducesse la sua anima. Nella visuale della fede, questa morte non appare una sventura, ma un atto provvidenziale del Signore, i cui pensieri non coincidono con i nostri pensieri. Ad esempio, lo stesso autore sacro fa notare che, secondo la prospettiva di Dio, vecchiaia veneranda non è quella longeva, né si misura con il numero degli anni, ma canizie per gli uomini e la saggezza. Età senile è una vita senza macchia. Gli amorosi disegni di Dio per i suoi eletti sfuggono del tutto a quanti hanno come unico orizzonte la realtà mondana. Perciò, a loro riguardo, come abbiamo ascoltato, si dice: vedranno la fine del saggio, ma non capiranno ciò che Dio aveva deciso a suo riguardo, né per quale scopo il Signore l'aveva posto al sicuro. Le pregare oggi per i cardinali e vescovi defunti nell'arco di quest'ultimo anno, chiediamo al Signore di aiutarci a considerarne in maniera giusta la parabola esistenziale. Gli chiediamo di dissolvere quella mestizia negativa che a volte si infiltra in noi, come se con la morte finisse tutto. Si tratta di un sentimento lontano dalla fede, che si aggiunge all'umana paura di dover morire e da cui nessuno può dirsi del tutto immune. Per questo, davanti all'enigma della morte, anche il credente deve continuamente convertirsi. Quotidianamente siamo chiamati ad andare oltre l'immagine che istintivamente abbiamo della morte come annientamento totale di una persona, a trascendere il visibile scontatto, i pensieri codificati e ovvi, le opinioni comuni, per affidarci interamente al Signore che dichiara: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore,
vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Queste parole, fratelli e sorelle, accolte con fede, fanno sì che la preghiera per i nostri fratelli defunti sia veramente cristiana. Essi ci permettono anche di avere una visione veramente realistica della loro esistenza, di comprendere il senso e il valore del bene che hanno compiuto, della loro fortezza, dell'impegno e dell'amore donato in maniera disinteressata, di comprendere che cosa significa vivere aspirando non a una patria terrena, ma ad una migliore, cioè quella celeste. La preghiera in suffragio dei defunti, elevata nella fiducia che essi vivono presso Dio, spande così i suoi benefici anche su di noi, pellegrini qui in terra. Essa ci educa a una vera visione della vita, ci rivela il senso delle tribolazioni che è necessario attraversare per entrare nel regno di Dio, ci apre alla vera libertà, disponendoci alla continua ricerca dei beni eterni. Facendo nostre le parole dell'Apostolo, anche noi ci sentiamo pieni di fiducia, sia abitando nel corpo, sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a Lui graditi. La vita di un servitore del Vangelo si svolge attorno al desiderio di riuscire in tutto gradito al Signore. Questo è il criterio di ogni sua scelta, di ogni passo da compiere. Ricordiamo perciò con gratitudine la testimonianza dei cardinali e dei vescovi defunti vissuti nella fedeltà al volere divino. Preghiamo per loro cercando di seguirne l'esempio. Il Signore effonda sempre su di noi il suo spirito di sapienza, in maniera particolare in questo tempo di prova, soprattutto nelle ore in cui il cammino si fa più difficile. Egli non ci abbandona, rimane con noi, fedele alla sua promessa. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questa l'omelia di Papa Francesco in questa Santa Messa per i cardinali e i vescovi defunti nel corso dell'ultimo anno che il Papa sta celebrando all'altare della cattedra nella Basilica Vaticana. La rivelazione di Gesù oggi interpella tutti noi. Siamo chiamati a credere nella risurrezione non come a una specie di miraggio all'orizzonte, ma come a un evento già presente che ci coinvolge misteriosamente già ora, ha detto poco fa il Papa. Ricordo, sono 6 cardinali e 163 tra arcivescovi e vescovi, quelli defunti dal novembre 2019 ad oggi, che vengono ricordati in questa tradizionale celebrazione eucaristica che si svolge in Vaticano. Con il Papa concelebrano i cardinali di Curia. Il Papa ha ricordato che stiamo vivendo un tempo di prova e il Signore ha pregato Dio di effondere su di noi il suo spirito di sapienza in maniera particolare in questo tempo, nelle ore in cui il cammino si fa più difficile. Fratelli e sorelle, a Dio, fonte della grazia e della misericordia, salga incessante la supplica di tanti credenti che implorano pace e salvezza per i vivi e per i defunti. Dominum de precemus.
Padre Santo, custodisci Papa Francesco, i vescovi, i sacerdoti ed i diaconi nella tua amicizia e nella fedeltà al ministero che hai loro affidato. Dominum de precemur. Padre buono, accogli nell'abbraccio del tuo amore i cardinali e i vescovi defunti in questo anno e dona loro la ricompensa riservata ai tuoi servi fedeli. Dominum de precemur. Padre misericordioso, benedici l'opera di evangelizzazione di tutti i missionari e la vera fede si diffonda su tutta la terra. Dominum de precemur. Padre clementissimo, guarda con benevolenza tutti gli agonizzanti e i moribondi e concedi che partano nella pace da questo mondo. Dominum de precemur. Padre onnipotente, ridesta in ogni battezzato il desiderio della santità e la forza di vivere ogni giorno nel compimento della tua volontà. Dominum de precemur. Ti benediciamo, Padre, Signore del cielo e della terra, perché tu ascolti la preghiera della tua Chiesa e concedi ai nostri fratelli defunti di godere per sempre nella pienezza della luce e della pace. Per Cristo nostro Signore.
Orate frates, ut meum adesso un sacrificium, accettabile fiat apo Deum Patrem Omnipotente. Suscipe Domine questum pro animamus amorum tuorum cardinalium et episcoporum, quas tibi offerimus hostias, ut quibus in hoc saeculo pontificale donasti merito, in celesti regno santorum tuorum, iubi asciungi consortio. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus obiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Abemus ad hoc. Gratias agamus Domino Deo nostro. Veridignum et justum est, equum est salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, cuius imperio nascimur, cuius arbitrio regimur, cuius precepto in terra adequa sumti sumus, peccati legi absolvimur. Et qui per mortem filii tui redempti sumus, ad ipsius resurrectionis gloriae, tuo nuto excitamur. Et idio, cum angelorum atque santorum turba, hymnum laudis tibi canimus sine fente decentis. Sanctus est Domine fons omnis sanctitatis. Ec ergo dona quaesumus spiritus tui errore sanctifica. Ut nobis corpus et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi. Compassione et voluntate traderetur, accipem panem et gratias agens fregit. Dedicque discipuli suis dicens: accipite et manducate ex hoc omne. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, posquam cenatum est, accipite et gratias agens, dedit et discipuli suis, dicens: accipite et bibite ex eo omne. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis e fundetur in remissionem peccatorum. O facite in meam communio. Mysterium Fidei. Argentum annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confidemus, Domine.
memore sigitur mortis et resurrectionis eius tibi, Domine, pane in vite et calice in salutis offerimus. Gracias a gentes qui a nos digno abuisti a stare quarantè et tibi ministrare. Et supplices te precamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spirito Santo congregemur in uno. Ricordare, Domine, ecclesie tue tot orbe diffuse, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Francisco et universo clero. Memento famulorum tuorum, cardinalium et episcoporum, quos a te ex hoc mundo vocasti. Concede, qui o qui complantati fuerunt, similitudini mortis fili tui, simul fiamt et resurrectionis vivsius. Memento essiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admite, omnium nostrum quesmus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Iosef eius sponso, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, et ene vite meriamo esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti e divine istituzione formati, audemus dicere. Respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, e anque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vives e regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intre sub tectum meum, sed tantum dixi verbo et sanabitur anima mea.
Thank you.
La Schola Cantorum della Cappella Musicale Pontificia ha eseguito il Salmo 129 durante la comunione. Sta per chiudersi questa Santa Messa in suffragio dei cardinali e vescovi defunti durante l'anno, celebrata da Papa Francesco all'altare della Cattedra della Basilica Vaticana. Ricordiamo con gratitudine la testimonianza dei cardinali e dei vescovi defunti vissuti nella fedeltà al volere divino. Preghiamo per loro cercando di seguirne l'esempio, ha detto il Papa nell'omelia. Il Signore fonda sempre su di noi il suo spirito di sapienza, in maniera particolare in questo tempo di prova, ha detto il Pontefice. Oremus. Quesumus omnipotens misericordeus, os famulos tuos cardinales et episcopos, cos in terris pro Christo legatione fungi tribuisti, isse mundato sacrificis concedere facias in celestibus cun ipso, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Victorium nostrum in nomine Domini. Qui cessi celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ite missa est. E la celebrazione si conclude con il canto del Sub Tuum Presidium, questo canto devozionale mariano risalente al III secolo. Santo Padre è sostato in preghiera davanti all'immagine della Vergine Maria che è stata posta accanto all'altare della cattedra della Basilica Vaticana e ora sta rientrando con la processione in sacrestia. Durante la sua omelia, commentando le pagine evangeliche, ha spiegato che la rivelazione di Gesù oggi interpella tutti noi. Siamo chiamati a credere nella risurrezione non come a una specie di miraggio all'orizzonte, ma come a un evento già presente che ci coinvolge misteriosamente già ora. E tuttavia questa stessa fede nella risurrezione non ignora né maschera lo smarrimento che umanamente sperimentiamo davanti alla morte.
Oggi dunque a noi che il Signore ripete: io sono la risurrezione e la vita, ha continuato il Papa, e ci chiama a rinnovare il grande salto della fede, entrando fin da ora nella luce della risurrezione. Nel pregare oggi per i cardinali e i vescovi defunti nell'arco di quest'ultimo anno, ha proseguito il Papa nell'omelia di questa Santa Messa, chiediamo al Signore di aiutarci a considerare in maniera giusta la parabola esistenziale, Gli chiediamo di dissolvere quella mestizia negativa che a volte si infiltra in noi, come se con la morte finisse tutto. E si chiude qui la cronaca di questa celebrazione eucaristica, presieduta da Papa Francesco presso l'altare della cattedra nella Basilica Vaticana, la Santa Messa in suffragio dei cardinali e vescovi morti durante l'anno.